Hola raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuove pullate, perché quest'oggi sono usciti gli Z Boys, Goku Super Saiyan 3 più Vegeta Super Saiyan 2 Tag Switch, e sembrano rottissimi con la loro nuova meccanica della Transcendent Kamehameha. Prima di cominciare, come al solito, io vi chiedo gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, mentre per chi ancora non fosse iscritto potete rimediare all'istante premendo sul tasto qua sotto, è gratis, mi supportate ancora di più e attivando la campanella non vi perderete più nessunissimo video, e questo in realtà è importante anche per quelli già iscritti. In ogni caso, grazie a tutti quelli che lo faranno, buona fortuna, in bocca al lupo a tutti per le summon, e andiamo a pullare, via. Eccoci qua col nostro bannerozzo step up 1 minute deathmatch. Vediamo già da qua che c'è un ritorno di un certo spessore, raga, i Monkey Boys. Ebbene sì, dopo il ritorno di Trugeta in un banner quasi Legends All-Star, volendo vedere, tornano già anche i Monkey Boys, quindi hanno anticipato, accelerato tutti i vari ritorni dei Legends Limited. E finalmente, direi, perché non era possibile che uno magari si perdeva la prima uscita del Legends Limited e la prima volta che tornava. Bravo, beccati sto Legends Limited che ormai è inutile. Loro, raga, non lo sono assolutamente. Vediamo in ogni caso la Z Power List, tutto quello che torna, tutto quello che c'è. Oltre chiaramente agli Z Boys, ai Machine Boys, abbiamo i Monkey Boys, abbiamo Bardock, abbiamo Ape Jet, attenzione, Goku Super Saiyan 4, che in coppia con loro è tanta tanta roba. Se magari non ce l'avete ancora Zenkai o semplicemente lo volete stellare, Kid Buu, che spero riceva uno Zenkai da qua a breve, Majin Vegeta ci sta alla grande, e dopodiché ritorno, più o meno ritorno perché ormai sono usciti da un bel po' di tempo, ma non è che siano tornati così frequentemente, Tien e Buan, e roba alquanto scarsa ormai. Anche loro magari potrebbero essere in aria di Zenkai, ma no, ci hanno annunciato quello di Goku Super Saiyan 2 che non voleva nessuno, quindi ok. Nuova Extreme, noi evitiamo di andare tutto in giù perché ho già guardato, purtroppo non ce n'è mezza, e anche quelle di ritorno non ce ne sono di così troppo recenti, se non Goku e Vegeta che erano usciti con Trunks e Vegeta. Quindi non ci rimane che attivare la censura per non spoilerarci eventualmente l'uscita del nuovo Legends Limited, e andiamo a pullare, raga. In bocca al lupo ancora a tutti, vamonos, primo steppettino, 300 Kronos, prevedo un cielo verde. Papam! Dai, non schippiamo già le prime. Era prevedibile, ma non skippiamo già le prime. Ok, in ogni caso, raga, chiaramente, come al solito, scrivetemi qua sotto se pullerete, se non pullerete, perché effettivamente il banner è ultra hype, ma al tempo stesso siamo molto vicini all'anniversario, e tra un paio di settimane probabilmente arriverà anche un ultra dedicata a questa saga. Quindi pullare sì, ma con parsimonia, quello assolutamente. Allora, step numero 2. Alziamo le crono. Alziamo... No, i pod no, restano sempre zero. In un bel cielo verde. Vai Goku, vai Goku. Alza il pugno contro Frieza. Un bel pull blu piccolo che ci garantisce zero sparking. Dai, dai, ti stai scaldando Goku, vero? È tutto riscaldamento questo per te. Ok, lui ci sta. Stelliamo un attimino quegli extreme rari. Ecco, lui appunto l'extreme insieme a Vegeta più recente che ci sia all'interno del banner. E poi andiamo indietro di parecchio. Non hanno messo magari, che ne so, Omega e Majub, roba di quel genere. Purtroppo no. Step numero 3. Iniziamo a vedere un cielo rosso. 5 pod Super Saiyajin da. Vai Goku. Ok Goku, qua potevi metterci un attimino di cazzimma in più, ma abbiamo un pull oro finalmente. Con tanto di sconfitta, Vegeta arriva in nostro aiuto. Dai, Goku Vegeta, chiama Goku Vegeta. Speriamo, speriamo. Vediamo un po', raga, se abbiamo fortuna con questa pool, anche se non c'è niente che ci indichi che arriverà un Legends Limited da sta summon. Ok.
Bella raga, bella. Bella, Goku e Vegeta chiamano Goku e Vegeta e ci è andata di straculo. Ok, possiamo farci ancora un po' di summon, perché non mi dispiacerebbe a sto punto tirarli anche un po' su di stelle. Wow, terzo step, Goku e Vegeta portati già a casa, bene. Anzi, vediamoci un attimino qua l'artwork. Vediamo se cambia in qualche modo, se lo roteo. Non so, non capisco se possa fare eccolo che fa. Wow. Wow. Ci piace, raga, ci piace. Possiamo anche toglierci la censura, così lo vediamo meglio. Ok, bene, molto molto bene. Torniamo a pullare. Torniamo a pullare, che vorrei trovarne un'altra copia. Non sarebbe affatto male. Let's go. Extremo meglio. Ok, nello spazio. Vai Goku. Vai Goku. Credo in te. Credo in te, ma non mai deluso nell'ultima pull. Fanno un'altra simile, siamo contentissimi. Allora, Kamehameha in solitaria. Stavolta ho detto no Vegeta, non mi servi. Mi servi solo quando devi prendere tempo. Allora, questo è tutti extreme, non c'è un extreme che mi colpisca particolarmente. Va bene, Super Vegeta. Ok, Trunks Teen del 15-18. E penso che non ci sia altro in questa mule. No, invece c'è altro. C'è altro. C'è altro, ma raga! What? Cosa sta succedendo qua? Cosa sta succedendo? 6 stelle per gli Zeta Boys. Nani. E io faccio ancora un po' di pull, raga. Cioè, scusate, ma siamo ancora a un giro di distanza dalla free. A uno step di distanza dalla free, praticamente. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok, qua non penso che esca roba come le ultime due multi. No, non credo proprio. Ma tu sorprendimi, Goku! Sorprendimi, Goku! Non smetterò mai di credere in te! Non farmi shaftare malissimo su Bultra quando arriverà a gioco. Totoshi, mi rivolgo direttamente a te! Non volevo sbancarti il banner così dal niente. Non farmi shaftare su Bultra, dai. Lo sappiamo entrambi che arriverà. Non farmelo, please. Un trattamento simile a questo va più che bene. Continuerò a parlare bene della tua azienda. Ok. Multifree. Multifree. Ci piace il cielo rosso? Il cielo rosso ci piace? Vai Goku! Vai Goku, esattamente come prima! Esattamente come prima, Goku! Così ti voglio, Goku! In solitaria, Vegeta da solo, non ci interessa! Goku e Vegeta saltano fuori! Vediamo adesso, vediamo, vediamo! No, 18 red! Sarebbe fantascienza, raga, se ne saltasse fuori un'altra coppia così nel primo giro. Ma ci vanno benissimo anche due coppie, raga. Due coppie vanno turbo bene. Ok, questa multi era tranquilla. Un cielo rosso che ci ha portato solo un androide 18 red. Allora, intanto io andrei a metterli in allenamento. E poi un altro girettino ce lo potremmo anche fare. Allenatevi, allenatevi che avete uno showcase da sostenere a breve. Raga, facciamo ancora un giro. Ebbene sì. E abbiamo anche i ticket dopo, così proprio. Wow, vai. Vai Goku, sorprendici con quest'altro giro. Cielo verde, non ci saltiamo più di tanto. Puoi far di meglio, Goku. Ti ho visto fare molto meglio di così.
No. No, no, no. Vabbè, sarà per la multi dopo. Dispo. Ok, ok. Penso che questa si possa anche tranquillamente fare skip. Assolutamente sì. Vamonos. 700 crono per 700 PG. Magari. Ok, abbiamo il Super Saiyan Blue, ma in un cielo verde con tre pod. Boh, che mi rappresenta sta cosa? Potresti perdere, Goku, eh? Ma non perderà mai, raga, nel cielo verde così. È programmato per vincere, raga, in questa animazione. È un Terminator programmato per distruggere. Ok. E ora mi dà Vegeta Angel giallo. No, avrebbe fatto un sacco ridere. Sarebbe stata una bella combo Shaft. Ok, no, no, anche queste cose facciano meno sorridere, eh. Un bel Krillin. Va bene, però non possiamo assolutamente lamentarci, raga. Potrei trovare Hiro su Hiro in questo secondo giro, che sarei comunque più che in positivo. Questa magari potrebbe anche essere un pochino meglio di sta merdina qua, eh. Vabbè, sparking a caso. Di dubbia qualità, ma sparking a caso. Da un cielo verde insipido. Ma cosa vuol dire che mi esce due volte Krillin? Due volte quel Krillin lì. Non mi stupisco più allora di due Legends Limited di fila. E in realtà, Pragbo, chi lo sa, lui potrebbe, ma Krillin dubito fortemente. Allora, abbiamo voluto essere ghiotti, raga, e ci stiamo scottando, ma... easy, cioè ripeto, va benissimo così. Potevo anche trovare tutte Hiro. Allora, qua potrebbe esserci un attimino di speranza, eh. Vediamo, vediamo. Così proprio, Goku. Prendi schiaffoni su schiaffoni. E poi vinci. Va bene, animazione spicy. Una spicy animation. Vediamo se ci porta uno spicy personaggio. Uno spicy già c'è. Un ottimo extreme che stavo stellando in epoca non troppo lontana. Vai. Beh. Ok. Prendiamocelo per buono quel Tien. Ah, Kid Buu Red. No. Proprio no, tu no. E basta, va bene. Va bene, Tien 1 Plus. Prima o poi, campione, avrai la tua utilità. Lo spero tantissimo. E finiamo questo video pool con la free, raga. E anzi, ci abbiamo anche i ticket, quindi ci abbiamo anche quelli. Non finiamo con la free. Ok, tre pod, capelli blu, cielo rosso. Perdi, Goku. Potresti anche perdere. Tranquillo, Goku. Anche meno, Goku. Anche meno, Goku. Lo vinciamo. E lo vinciamo. E che ci vogliamo fare? Ci abbiamo comunque almeno due Sparking. La prima è un bellissimo Tarless Purple. La seconda è un Fat Buu Verde. E potenzialmente... ok, no, ce n'è un'altra. Bunny Bulma. Certamente. E penso che questo fosse il regalo di addio di questo video pool da parte di Dragon Ball Legends. Ora però controlliamo a quanti ticket stiamo. 9. 9 ticket. Cioè 9 coin sono un ticket tipo. Perché non arrivo al secondo? Ebbene sì! Vabbè dai, arriviamo al secondo, raga. Un po' povero, un ticket soltanto. Facciamoci quest'altra mini multi, 500 Kronos. Che non penso porterà bene. No, infatti, ma ci garantisce quel ticket, quel coin mancante. Quindi, andi qua. Exchange.
Pigliamone due, non ho mai trovato nulla di buono dai ticket. Proviamoci comunque. Voi due, Majin Boys, Z Boys, Cielo Verde, non promette benissimo. Liscione totale. Vai Goku, sorprendimi come non mai, fai saltare fuori un bel Legends Limited da questo cielo verde insipido. No, direi di no. E secondo e ultimo ticket, e si conserva per l'ultra. Ok, Taupai, che mi dicevi, guarda, ci avrai uno sparking garantito in questo cielo verde base form. Grazie. Sì, pull blu. Devi sorprendermi tantissimo qua, Goku. Direi di no, raga. Va benissimo così, seriamente, va stra bene così. Vi auguro ancora una volta buona fortuna a tutti quelli che proveranno a pullare. Io vi mando un abbraccio, un bacione a tutti quanti. Ci vediamo a breve con analisi. Cioè, analisi, raga, tra l'altro. Il meme di Cell Verde non è più un meme, raga. Il meme di Cell Verde ormai è realtà. Vi mostro semplicemente questa cosa qua. Il meme di Cell Verde era un kit mignon. Alla prossima.